Ad oggi la microchirurgia ricostruttiva rappresenta lo step più evoluto per la ricostruzione del cavo orale e quindi quando parlo di cavo orale penso alla lingua, penso alla mucosa della guancia, ma penso al palato, ma penso anche alle strutture ossee, per cui il mascellare superiore e la mandibola. E fino a non tantissimi anni fa questo tipo di patologie, quindi le patologie oncologiche, perché di quello parliamo per lo più, anche se ci possono essere situazioni altamente destruenti, secondarie a gravi traumi del volto, penso alle ferite d'arma da fuoco, piuttosto che grossi incidenti, eccetera. Ma nella gran parte dei casi sì, queste metodiche ricostruttive vengono applicate nella patologia oncologica del distretto testa-collo. Tempo medio di un intervento del genere che fino a 15 anni fa, diciamo, poteva durare nel nostro centro 8-10 ore, oggi con 5-6 ore mediamente viene terminato, per cui l'età non è più assolutamente una controindicazione assoluta. Può essere una controindicazione, può essere una limitante l'eventuale presenza di comorbidità importanti da parte del paziente. Penso quindi ad un diabete estremamente scompensato, penso ad una cardiopatia estremamente grave, ma sicuramente non l'età. Per cui sempre di più noi questo tipo di ricostruzione possiamo garantirlo anche a persone in età avanzata.